Un altro diritto negato, quello di avere una casa sicura. Manifestiamo per rivendicare i nostri diritti il 14 febbraio tutti in piazza Gondar per la grande mobilitazione di Licata con TV Alfa e Luigi Cucchiara, l'editore del Popolo, sotto all'abitazione di Graci per chiedere le sue dimissioni dalla carica, con i fischietti per gridare il dissenso nei confronti di questa amministrazione che si è caratterizzata per il vuoto totale nella soluzione dei problemi che da anni si ripetono. Oggi raccogliamo il dissenso degli abitanti del quartiere del Villaggio dei Fiori, dove le palazzine popolari stanno crollando. Quartiere Villaggio dei Fiori, non è la prima volta che veniamo qua, questa è l'ennesima volta della nostra presenza, la presenza di TV Alfa in questo quartiere purtroppo degradato, lasciato nel più completo abbandono, scarica barile, amministrazione, IACP, case popolari che stanno per cadere. Si aspetta allora la tragedia, forse, per intervenire, signor La Cognata? Cosa si aspetta, perché non si interviene, perché non si può mantenere questo quartiere ben pulito, accettabile, accogliente? Eppure è un bellissimo quartiere con strade ampie, non è possibile proprio. E non è possibile perché ormai da quando è venuto questo sindaco, Angelo Graci, mi dispiace perché è una bravissima persona, però non si è interessato mai per questo paese. È salito lui, arrivederci e grazie, se più stipendio è finito. Quali sono i principali problemi che voi lamentate? Uno di tutto, specialmente in estate. Pulizia non ce n'è. Qua i cassonetti, specialmente quando fanno lo sciopero, qui è pieno, i cani ne combinano tutti i colori. Dall'altra parte non vi dico cosa c'è, che potessero pulire e fare un barco gioco per i bambini. Da dietro proprio non si può nemmeno affacciare. I cassonetti non vengono svuotati puntualmente, ogni giorno sono stracolmi. Giustamente ci sono i cani, ma non hanno colpa, la colpa è di noi cittadini. Oltre a questo c'è anche una situazione. Volevo solo una cosa, volevamo ci sono solo i palazzini. Ma mettono cadono un terzo. Partiamo ecco da questa situazione. Fermi. Partiamo da questa situazione di pericolo. Le palazzine abbiamo visto i pilastri che sono fatiscenti. Non. Da che ci succede? Tutto spaccato su. Mettono su per le cadono. Cacciola su, una giustatina. Tutto il villaggio, polizia, tutte cose. Anche tutti i succi, l'ordine, i mostri, i cani stanno mangiando. Che c'è da fare? Questo comune che non ha la mano, si caso popolare. Noi paghiamo. Mi dicono sì, ora va giusto, ma io sono meno, non c'è, vado l'anno con meno. Ma mentre che hai casa nel gado, come fare? Io ho la domandina fatta per il balcone. Io più di tanto, quando posso lo aggiusto, ma poi essendo che paghiamo, abbiamo diritto di avere questi servizi, giusto? Noi giorno 14 facciamo la manifestazione con Luigi Cucchiara, con TV Alfa, voi sarete in piazza con noi? Certamente che ci saremo. Ci saremo anche noi. Tutti in piazza, tutto il quartiere, siamo per i vostri diritti. Sì, per uno di tutti, ci hanno abbandonati qui a Villaggio. Noi puliamo quando potiamo, ma però una mano di loro, il comune. Tutto cosa un'altra da fare. Paghiamo tutto, ce l'abbiamo i nostri diritti. Dov'è l'assessore che si occupa dei problemi del quartiere? A casa sua. Dov'è il sindaco? Il sindaco lo sappiamo, non può venire alle case. Sappiamo dov'è. Quindi giorno 14, piazza Gondar, alle 10:30, appuntamento a tutti, voi ci sarete. Ci saremo. Un altro pericolo è rappresentato dalla mancanza di un collegamento con il tetto. Chi ha progettato queste case popolari non ha pensato minimamente a collegare l'edificio con il tetto, dove sono sistemate le antenne di ricezione del segnale televisivo. Guardate questa persona cosa deve fare per poter sistemare le antenne sul tetto.
faccio per andare a aggiustare la l'antenna? Io devo fare ogni volta aprire la finestra dove ci sono le vasche e devo saltare sopra le canale. Non è che si può fare questa vita ogni volta che sono un bene. C'è un guasanato all'antenna e devo fare questo servizio. È una vergogna, è una vergogna. Non è che hanno fatto qua un tetto e ci dovevano mettere un portellone a stagno per salire giusto. Qua, se io faccio qua, io cado, vado a finire giù, vado a finire. Ora, la finestra è tutta distaccata e non sappiamo come macinare poi. Le case stanno cadendo a pezzi, i ragazzi che giocano all'esterno rischiano di restare coperti dalle macerie. Una situazione davvero difficile, è arrivato il momento di intervenire. Il 14 febbraio alle 10.30 anche gli abitanti del quartiere Villaggio dei Fiori saranno in piazza Gondar alle 10.30 con TV Alfa e con Luigi Cucchiara per manifestare il loro diritto ad una casa sicura.